Buongiorno ragazzi, dunque oggi il grande giorno di Marca Bianca. Dunque abbiamo già apposto anche il foglio firma su questo, diciamo, cartellone dietro di me per la partecipazione e, come dico al solito, montiamo in sella e partiamo. Adesso aspettiamo un attimo, un po', diciamo, ancora mezz'oretta circa di preparazione eccetera, e poi si parte in questo bellissimo viaggio immersi nella natura del nostro territorio. Dunque ragazzi, siamo partiti un po' alla spicciolata, perché la partenza ovviamente alla francese, come è diritto sulle partenze gravel. Ebbene, e adesso si vola! Trovato un attimino di gravellisti per strada. Sì. Come ti chiami? Enzo. Sì, Enzo, sì. Che mi segue sempre sui miei video. Sì. Continua, mi raccomando. Esatto. Ti avevo riconosciuto già al ristoro. Ah, bene, dai. Siamo in zona Montello, dovrebbe essere l'ultima salita questa, in teoria. Non ricordo male. Comunque la giornata tiene ancora, nonostante le previsioni fossero un po' non buone, insomma. Abbiamo finito la tradotta, ci cavino un bel drittone, fantastico. Adesso siamo diretti sempre su Sterrati, a Ponte d'Aprile. Siamo quasi arrivati, eh? Allora, cominciamo a scorgere il castello di San Salvatore a Susegana. Adesso inizia la salita per il Collalto. Guardate che spettacolo, Dunque, Marca Bianca non è solo Italia, qui praticamente è la continuazione del mondiale. Qui abbiamo un ragazzo che è indiano, come ti chiami? Harjinder, ciao ragazzi, tutto bene? Vivo da Nuova Delhi, ecco. Forza India! Forza India e forza anche Italia, forza dai! Forza anche Italia! Il Collalto, siamo al 45esimo chilometro, siamo circa, diciamo, a metà, poco più. Abbiamo il secondo ristoro, fantastico. Infatti dicevo qui ai miei colleghi gravellisti che tornerò più grasso di prima, perché veramente, cioè, fantastica sta cosa, fantastica. Non ho mai fatto una gravellata con tutti questi ristori. Walter De Villa, spirito libero gravel. Allora, un salutone a Lele Tomaello da entrambi, eh. Ciao Lele. Ciao Lele. Anzi, e così diciamo, sì. Buon lavoro. Buon lavoro. Perché sta lavorando adesso. La prossima ti aspettiamo, però. Dov'è, infatti, ci devi essere. Basta lavorarti, vieni a pedare. Ciao Lele. Ciao, buon lavoro. Ciao. Ciao. Ci
trovano sempre i migliori, vero? Michela, yes. Caspita, e il marito soprattutto, ecco qui, e Giovanni, anche lui. Ciao. Ecco, boh, adesso ripartiamo, boh. Ciao ragazzi, a dopo. Allora, passato il centro di Pieve di Soligo, dove tra l'altro è passato anche il mondiale grave. Niente, adesso si prosegue per, diciamo, l'ultima asperità, che sarà forse anche quella un po' più impegnativa, credo, delle colline del Prosecco. A dopo. Ragazzi, siamo località circa Col San Martino, stiamo facendo tutti questi sterrati in mezzo ai vigneti che sono incredibilmente meravigliosi, e tra un po' si ricomincia a salire sulle colline del Prosecco. Abbiamo fatto l'ennesimo ristò, pazzesco. Dunque, terzo ristoro fatto, tornerò a casa e peserò più di prima, perché però è incredibile. Adesso bello appesantito, ci facciamo questa salitina. Qui si chiude il giro di Marca Bianca, un giro veramente memorabile che ci ha fatto toccare il Montello, il Collalto e le colline del Prosecco. Un giro veramente bellissimo, fantastico, provatelo, eh. Vi ricordo che le tracce si trovano sul sito di Marca Bianca. Io volevo ringraziare diciamo tutti i gravellisti che ho trovato sul tracciato, a partire da Vittorina, da Dino, da Enzo, da Walter, da Argindal, da Michela e Giovanni, che sono stati veramente di compagnia. Abbiamo fatto due chiacchiere durante il percorso, che ha comunque reso il percorso ancora più entusiasmante e più socievole. Poi volevo ringraziare in maniera ancora più particolare l'organizzatore di tutto questo evento, di questo splendore, insomma, di evento, che è stato Massimo Panighel, che dove si è vista veramente la passione e l'impegno che dedica al mondo del ciclismo, e soprattutto nel valorizzare comunque i nostri territori. E poi anche ringraziamento a, diciamo, a tutti i volontari che si sono prodigati ad allietarci con il loro servizio, soprattutto nei ristori. Diciamo, stati tra i ristori veramente indimenticabili, ecco. Bene, volevo ricordarvi di iscrivervi al mio canale e mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, e di visitare i miei profili Facebook e Instagram, sempre su Non Solo Gravelando. Bene ragazzi, e qui si chiude il tutto. Alla prossima, e al prossimo giro, al prossimo video. Ok? Ciao!